Cristo risorto, carissimi studenti della scuola biblica, vi introduco nella seconda lezione. Come abbiamo visto nella prima, la parola di Dio è davvero un tesoro davvero prezioso, profondo, affascinante. E se nella prima lezione abbiamo iniziato a vedere e ad avere uno sguardo d'insieme di tutto quello che è il patrimonio che abbiamo nella Sacra Scrittura, vedendone i generi letterari, la composizione, i libri, stili diversi, ecco che in questa seconda lezione vedremo e scopriremo come sono nati i Vangeli, come è nato il Vangelo nel vero senso della parola, Euangelion, la buona notizia, ovvero quello che Gesù ha annunciato, quello che Gesù ha predicato alle genti. Scopriremo come il Salvatore, che è venuto in mezzo a noi, ha donato la sua parola che è risuonata nelle orecchie delle persone che l'hanno ascoltato e che hanno visto i fatti da lui compiuti, come hanno narrato poi, chiameremoli evangelisti, tutti questi fatti accaduti. Parleremo quindi di Vangelo e di Vangeli. Vangelo come propriamente Euangelion, la buona notizia, quella annunciata, proclamata da Gesù. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Parleremo di Vangeli, quindi la formazione di questi scritti che noi abbiamo, che conserviamo, dovuti a testimonianze, esperienze e soprattutto la vita e la fede delle prime comunità cristiane. Riprendo un motto che ci accompagna, ha accompagnato anche la Dei Verbum e accompagnerà questa scuola biblica, ma dovrebbe accompagnare sempre e quotidianamente la vita di ogni cristiano. È il motto di San Girolamo, che dice: l'ignoranza delle sacre scritture è ignoranza di Cristo. Oggi, in questo tempo, in questa lezione che parla del Vangelo, cioè della persona, quindi di Gesù che ci è annunciata, lo possiamo proprio dire. Quanto abbiamo bisogno di scoprire come è giunto a noi il Vangelo e quanto poco lo sappiamo. Fratelli e sorelle, lo ripeto, come avevo detto nelle lezioni precedenti, più del 90% dei cristiani non conosce la Sacra Scrittura, non ha una relazione personale quotidiana con la Bibbia. Questo significa non conoscere Cristo. Ecco perché questa scuola biblica ci aiuta ad incontrarlo, ci aiuta a scoprire come il Verbo si è fatto carne ed è stato donato a noi, ci è stato trasmesso, ci è stato testimoniato, ecco, il Vangelo. Quindi vedremo cosa Gesù ha predicato, come Gesù lo ha predicato, ma soprattutto come poi i suoi stessi discepoli e gli apostoli hanno annunciato Gesù e tutto ciò che Gesù stesso aveva detto a noi. Vedremo come si sono formati i Vangeli. È interessantissimo perché molto spesso noi pensiamo che, come tutti i libri, sono stati scritti dall'inizio alla fine, quindi introduzione, nascita di Gesù, infanzia, vita, morte e risurrezione. Capiremo che non è andato così. È stato scritto all'inverso. I fatti primi raccontati, narrati e anche scritti sono gli ultimi, dalla morte, la risurrezione e poi i detti, gli eventi di Gesù, i miracoli e alla fine la nascita e altri dettagli, anche del Battista. Quindi è davvero affascinante questa lezione perché ci fa entrare in un mondo che noi non conosciamo, in un mondo che ci appartiene però, perché siamo cristiani. Abbiamo bisogno di sapere come la Chiesa ha iniziato a riflettere sulla vita di Gesù, come i primi cristiani, le prime comunità formate da
Pietro, dagli apostoli, da San Paolo, dagli altri discepoli, hanno fondato la loro fede su queste testimonianze, su questa esperienza. Ecco allora che si vedranno almeno le quattro principali tappe di formazione dei Vangeli, come sono giunte fino a noi, e anche il motivo, la motivazione, perché non è stato scritto tanto per scrivere il Vangelo o per narrare, ma ci sono degli obiettivi di ciascun Vangelo, tra l'altro. E poi quanti e quali Vangeli furono riconosciuti come canonici, quindi dati a noi, perché si parla che c'erano non solo i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma di altri, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Pietro. Perché solo questi quattro? Come sono giunti a noi e come la Chiesa nel tempo li ha riconosciuti, quelli giusti, che possono davvero saziare la nostra fede e incoraggiare a credere che Gesù è il Signore. Poi scopriremo i generi letterari presenti nei Vangeli. Non è un unico stile, ci sono tanti stili, dagli inni, le preghiere, le parabole, i detti, alcuni racconti, come si suddividono, come sono diversi anche per ogni Vangelo e dati a noi. Ecco perché è importante quindi vedere che per comprendere la parola di Dio, la Bibbia, non basta leggerla, ma dobbiamo entrare, dobbiamo scavare in questo tesoro prezioso. Abbiamo detto, leggendo anche la Dei Verbum, questa bellissima costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, che la Bibbia è 100% parola di Dio, parola dell'uomo, ma viene donata a noi uomini, i quali per comprenderla, oltre a leggerla, proclamarla, viverla, hanno bisogno di studiarla. Quindi, carissimi amici, vi auguro un buono studio, che questa lezione possa aiutarvi ad avvicinarvi sempre più a Gesù, ma soprattutto ad avere un desiderio ancora più forte di incontrarlo, così come i primi discepoli lo hanno incontrato, e di essere i suoi testimoni, perché il Vangelo, alla fin fine, questi quattro Vangeli, sono la testimonianza delle prime comunità, dei primi discepoli, che hanno incontrato Cristo, hanno cambiato la loro vita e ce lo trasmettono, affinché anche noi facciamo la stessa esperienza e possiamo annunciare a tutto il mondo che Gesù è il Signore, la nostra gioia. Grazie che mi avete accolto, buono studio, a presto.